Buonasera a tutti, eccoci qua, siamo in diretta a GAG e stiamo per cominciare il nostro allenamento. Non so se c'è qualcuno a quest'ora in diretta con me, spero di sì. Intanto preparate il tappetino e preparate le cavigliere se le possedete e se volete utilizzarle poi per i nostri circuiti. Allora, intanto preparo anche il timer, abbiamo 50 secondi di lavoro, 15 secondi di recupero, partiamo dalle gambe, dai glutei e poi passeremo all'addome ovviamente. Vediamo se riesco a visualizzare qualche nome. Tra un minuto si parte con il riscaldamento, alzerò un pochino il volume per seguire il ritmo e poi lo abbasso ovviamente, così mi sentite meglio la mia voce. Allora, andiamo quindi a riscaldarci. Siamo pronti. Andiamo in posizione. Portiamo i piedi sotto le anche, le ginocchia morbide. E da qui cominciamo a respirare. Pronti. Via. Prendi aria, manda l'aria fuori, vai. 2, 3, 4, 5, cambio, vai dietro con le spalle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vai con le braccia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, andiamo. Scusate, dovevo attivare il timer, ho dimenticato. Allora, andiamo in flessione laterale e distendiamo il braccio su. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, andiamo avanti con le spalle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vai con le braccia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rimani con le braccia laterali e vai in torsione, in rotazione. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mani a fianchi, bacino avanti e indietro, riscalda la zona lombare. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, circo in posizione destra. 2, 3, 4, 5, cambio, circo in posizione sinistra. 1, 2, 3, 4, 5, da qui divarica le gambe, porta il braccio avanti e il tallone su verso il gluteo. Vai. 4, 3, 2, 1, da qui andiamo, andiamo su con le ginocchia. Gamba laterale, vai.
su in abduzione, su, 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 su. Vai, gli ultimi, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, divarica le gambe, porta le mani giù sul pavimento e rilassa. Vai sulla gamba destra e rimani giù con la testa. Cambio, vai a sinistra e rimani giù. Ritorna al centro, chiudi i piedi e tocca le punte o a terra. Vieni su piano piano, prendi la caviglia destra e tira il quadricipite. Vai. Non so cosa è successo. Cambio, l'altra gamba. Ok, siamo pronti, potete indossare le cavigliere. Vi aspetto qualche secondo e cominciamo con il circuito gambe glutei. Ok. Abbassiamo un pochino la musica, andiamo in posizione e cominciamo a vedere il primo esercizio. Dopo aver indossato le nostre cavigliere, posizione dello squat, mani dietro la nuca, andiamo giù, ok? E poi portiamo il ginocchio verso il gomito e facciamo una leggera flessione. Pronti? 50 secondi. Via, vai giù, sali, tocco e ritorno, giù, sali, tocca e ritorna, giù, sali, tocca. Vai, cerca di fare bene lo squat, apri le spalle, mantieni la schiena alta e vai dietro con il bacino, ok? Guarda bene la posizione dei piedi, le ginocchia che vanno in fuori. Inizia con una velocità media, secondo giro sarà un pochino più rapido. Vai, l'ultimo e stop, recupera un po', sciogli le spalle e vai con il secondo squat, sempre da qui. Scendo e ruoto, tocco con il gomito, ginocchio e alterno. Via, sali, tocca e ritorna, giù, sali, tocca e ritorna. Vai, mantieni la postura. Respira, carica bene le gambe. Calde.
espira, arriva fino alla fine. Cerca di mantenere la postura. Dai che ci siamo. Ultimo e recuperaccio delle spalle e poi vai di nuovo in squat, ultima volta, squat e rotazione del busto, gomito al ginocchio, pronti, posizione, via, vai. Vai, resisti fino alla fine, cerca di fare il movimento completo, non vi fermate a metà nella rotazione, ma cercate di andare proprio a toccare il ginocchio con il gomito. Vai, ultimi 10 secondi e poi andiamo giù, con la schiena a terra. Stop. Ok, andiamo giù. Andiamo con i piedi a terra, la schiena a terra, da qui saliamo con il bacino in alto e andiamo a fare questo movimento, ginocchio al petto senza scendere con il bacino, via. Tieni il ritmo, vai destra, sinistra, ancora, destra, sinistra, vai, vai, vai. Mantieni sempre i glutei contratti. Ultimi 10 secondi. Cinque, quattro, tre, due, uno. Stop, recupera e guarda il secondo esercizio. Sempre su con il bacino, si muove solo la gamba destra, ginocchio al petto e distendo la gamba avanti e non poggio mai il sedere a terra. Via. Cerca il tuo ritmo, cerca di non andare in alto con la gamba, ma avanti. E mantieni la contrazione della gamba sinistra che deve cercare di sostenere il bacino. Vai, 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 vai. Forza, gli ultimi 10 secondi, resisto. Vai. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Giù, recupera. Ok, andiamo adesso di nuovo con il primo esercizio. Quindi bacino in alto e andiamo a sollevare una gamba alla volta. Pronti? Via. Vai, 1. 2, 3, bacino sempre su, 4, 5, 6, 7, 8, 1, forza, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, spingi sul bacino, non mollare, ultimi 15 secondi, vai, 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 vai,
vai, vai, ultimi e stop, ok, sciogli un pochino, poi di nuovo su con il bacino, andiamo solo con la gamba sinistra a flettere e stendere, quindi sul bacino, gamba sinistra, piego e stendo avanti, vai, 1, 2, 3, mantieni il bacino in alto, 4, 5, 6, 7, 8, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, forza, porta bene il ginocchio al petto e poi stendi, ultimi 10 secondi, dai che ci siamo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ok, cambiamo posizione e andiamo subito in quadrupedia, partiamo dal lavoro della gamba destra, ovviamente. Allora, da qui, posizione quadrupedica, rilassa le spalle, piedi a martello, sali e scendi a 90 gradi la gamba, via, 1, arriva con il ginocchio al petto e poi spingi sul tallone, vai, 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 fai tutto il movimento, ancora, giù, su, giù, su, vai, ottimo lavoro, ancora, su, giù, su, spingo, 15 secondi, dai che ci siamo, solo 10 secondi, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, recupera, ok, e adesso stessa cosa ma distendi la gamba in alto cercando di spingere verso il soffitto e poi ritorni con il ginocchio verso il petto, ok, stesso movimento ma con la gamba distesa, via, fai tutto il movimento completo, arriva al petto e poi spingi su il tallone, forza, così, questo è il ritmo, cerchiamo di andare abbastanza veloce, vai, 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 ancora 15 secondi, resisto, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop, recupera, ok, andiamo adesso sul lato sinistro e lavoriamo con la gamba destra, da questa posizione andiamo a fare apertura, distensione e ritorno, via, vai, così, su, apro e ritorno, su, distendo e ritorno, op, vai, andiamo a sentire i nostri abduttori che lavorano questa fascia qui laterale, forza, op, su, e ritorno, apro, stendo e ritorno, apro, stendo e ritorno, apro, stendo e ritorno, gli ultimi, stop, sempre con la stessa gamba, adesso andiamo in apertura, distendiamo la gamba avanti, calcio e ritorno di nuovo in chiusura delle ginocchia, 1, 2, 3, 4, vai, forza, apro, distendo e ritorno giù, apro,
distendo e ritorno, apro, distendo e ritorno, vai. Cerca di distendere bene il ginocchio. Vai. 20 secondi, resisti. Vai, sono 4 movimenti. Apro, stendo, chiudo e scendo. Vai. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Andiamo con l'altra gamba in quadrupedia, quindi cominciamo il lavoro con la gamba sinistra, arrivo con il ginocchio al petto e spingo il tallone in alto, via, vai, 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 senti il gluteo attivo al 100%, devi spingere in alto, vai la gamba, vai, 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 forza, ottimo, così, on, vai, do, vai, 3, vai, 4, 5, 6, 7, dai che ci siamo gli ultimi secondi, resisto, 3, 2, 1, recupera. E adesso andiamo di nuovo con lo stesso movimento più distensione della gamba. Pronti? Via, arrivo con il ginocchio aperto e poi distendo la gamba. Vai, 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 senti tutto il lavoro dall'inizio alla fine, il piede sempre a martello, vai, vai, 15 secondi alla fine, vai, vai, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Andiamo sul fianco sinistro, portiamo le ginocchia avanti e da qui apro, distendo lateralmente la gamba e ritorno. Sono due tempi, andare e due a tornare. Via, vai, apri, distendi e ritorna, chiudi, vai, 2, 3, giù, 1, 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 2, 3, ancora pochi secondi, respira, vai, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop, recupera. Andiamo con il secondo esercizio, apro, calcio avanti e ritorno, sempre 4 tempi, 2 all'andata, 2 al ritorno, pronti, via, 1, 2, 3, scendo, 1, 2, 3, chiudo, 1, 2, 3, chiudo, 1, 2, 3, chiudo ancora, 1, 2, 3, chiudo, 1, 2, 3, chiudo, 1, 2, 3, chiudo, 1, 2, 3, 20 secondi ancora, 1, 2, 3, chiudo, 1, 2, 3, chiudo, solo 10 secondi, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1. Ok, perfetto. Allora vi do una giusta pausa di 30 secondi e poi ritorniamo qui per il circuito addome. Questa sera potete farlo con le cavigliere, ok? È ideato proprio per utilizzare le cavigliere. Vedo Ilaria, non so se è in diretta con me, e 30 secondi e ci ritroviamo qui. Se volete, non togliete le cavigliere. Ok, ci siamo. Stiamo per andare a cominciare il nostro circuito addome, quindi preparatevi, andate sul tappetino. Io mi giro un pochino così vedete meglio. Allora, andiamo con il primo esercizio. Ci distendiamo, le gambe rimangono piegate, piedi a terra. Da qui, mani dietro la nuca, andiamo su. Andiamo a toccare le ginocchia e ritorniamo. Sono 4 tempi, 2 a salire e 2 a scendere. Via, 1 e giù, 2, 3, controllo bene l'addome e ritorno piano, 4, 5, vai, chiudi bene l'addome, 6, 7, cerca di arrivare alle ginocchia, 8, 9, 10, 11 e l'ultimo 12 e stop. Ok, da qui andiamo con le gambe in alto, braccia a terra. Andiamo a rotolare indietro, sollevando un pochino il bacino e ritorniamo sempre con le gambe a 90. Via, come fosse una capovolta indietro, vai e ritorna piano piano. Due, anche piccoli movimenti vanno bene, l'importante è dare degli stimoli all'addome. Vai, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e l'ultima volta 13 e torna con i piedi a terra. Di nuovo, mani dietro la nuca, andiamo su, arriviamo alle ginocchia e ritorniamo indietro piano piano. Pronti? Via! 1, 2, 3, 4, 5, respira, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, e l'ultimo 13 e stop. Andiamo con le gambe a 90, braccia a terra, di nuovo rotolino indietro, cerchiamo di sentire il lavoro dell'addome, fa
facciamone pochi ma fatti bene. Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e l'ultimo 14. E stop, ok. Adesso andiamo con le gambe in alto, le braccia indietro. Da qui andiamo su a toccare le caviglie e ritorniamo indietro con le braccia. Via. 1. Chiudi bene il mento, appena sollevi le spalle. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e stop. Andiamo giù, portiamo adesso le mani dietro la nuca. Gomito sinistro contro il ginocchio destro e ritorno e di nuovo. 1, 2, cerca di tornare sempre con i gomiti a terra. 3 e poi solleva bene la spalla. 4 quando vai in torsione. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Cambio, recupera, vai con le gambe su in alto, le braccia dietro la testa e di nuovo vai a toccare le caviglie. Pronti? Via. 1, 2, massima contrazione, minima la velocità. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, stop, recupera, c'è qualcuno che sta fumando, entra tutto il fumo dall'esterno, non riesco più a respirare. Allora, da qui mani dietro la nuca, andiamo in torsione sinistra, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19 e 20. Perfetto, adesso andiamo con le gambe distese, mani dietro la nuca, saliamo, distendiamo le braccia su e torniamo indietro. Via, 1, 2, guarda i piedi quando sali e rilassa il collo, 3, 4, staccate bene le spalle da terra, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, stop, recupera e adesso vai con le gambe a 90, le spalle in alto, mantieni la testa e le spalle su e da qui poggia un piede alla volta a terra senza scendere con le spalle, mantieni la contrazione, via, vai, cerca di non poggiare le spalle e ovviamente non dobbiamo fare nessuna torsione del busto, ma dobbiamo andare a muovere le gambe, ovviamente con le cavigliere, no? Questo lavoro e si sente come. Vai. Forza, così. 19 secondi. Sali con le spalle, non mollare, stringi l'addome, mantienilo forte, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop, recupera e vai di nuovo con le gambe a terra, mani dietro la nuca e seguiamo il primo esercizio sulle spalle, sulle braccia e ritorno piano, via, 1, cerca di salire un pochino di più, 2, 3, 4, 5, 6, guarda i piedi quando sali, chiudi il mento, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e l'ultimo 13, ok, gambe a 90, andiamo con le mani dietro la nuca, saliamo ovviamente con le spalle e da qui tocco una punta alla volta a terra mantenendo le spalle in alto, su e contrarie, vai, 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 forza, questo movimento mantieni su 25 secondi. Resisti, dai che mancano solo due esercizi da ripetere per due volte e poi abbiamo finito. Vi lascio andare a cena. Vai. Su sulle spalle, non cadere. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop, recupera. Ok, andiamo con gli ultimi due esercizi. Ci portiamo sui gomiti. Okay. Da qui andiamo a distendere una gamba alla volta, mantenendo questa posizione, via, vai, senza correre, sempre
piano, ritorniamo sempre al centro prima di scambiare la gamba. Bravissimi, così. Fatelo completa, fate completa la distensione del ginocchio. Ottimo lavoro. Tre, due, uno, stop. Da qui poggiamo i talloni a terra e andiamo con le braccia in chiusura, scendiamo giù fino a dove riusciamo e poi apriamo le braccia. Via. Uno, due, ovviamente più il vostro addome è forte, più potete permettervi di scendere e di fare quasi un roll up se volete. Per me non c'è problema se volete arrivare fino a giù, l'importante è che non sollevate i piedi da terra. Oppure lo fate piccolino, arrivate dietro un pochino e riaprite le braccia. Vai, 15 secondi. A 90 gradi e facciamo di nuovo la distensione della gamba destra e poi sinistra. Vai piano, soprattutto perché abbiamo per chi ha le cavigliere è un lavoro che deve essere lento perché c'è una resistenza che può essere di mezzo chilo, un chilo, due chili, anche c'è chiusa i due chili, quindi andate piano, controllate bene il movimento e la vostra muscolatura lavorerà in maniera efficace. Non c'è bisogno di correre. 15 secondi. Vai, distendi bene. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Andiamo di nuovo con i talloni a terra per l'ultimo esercizio, andiamo dietro e poi apriamo le braccia. Se vogliamo possiamo scendere addirittura con tutta la schiena e ritornare su se ce la facciamo. Vai! Dobbiamo salire lentamente, attenzione a chi fa il roll up, a non sollevare le gambe da terra e a non fare, a non darsi la spinta dalla schiena. Non bisogna prendere la rincorsa, ma bisogna salire piano. Se riusciamo a salire lentamente vuol dire che il nostro addome si sta attivando. Vai, gli ultimi 15 secondi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Rimaniamo a terra, visto che ci siamo, rimaniamo qui, distendiamo le braccia, le gambe e allunghiamo bene l'addome. Vi chiedo veramente 3 minuti di stretching. Benissimo. E abbiamo fatto, Da qui andiamo, portiamo tutte e due le gambe al petto e poi distendiamo le gambe su, andiamo ad allungare tutta la catena muscolare posteriore che ha lavorato abbastanza, rilassiamola.
Perfetto, da qui riportiamo le gambe al petto, distendiamo le braccia lateralmente, le gambe vanno a destra, lo sguardo a sinistra. Cerchiamo di mantenere le ginocchia vicine alla pancia e allunghiamo tutta la catena laterale del corpo. Dall'altra parte, piano piano, senti questa zona che si allunga, la zona dell'anca, e respira profondamente. Da qui riporta le gambe al petto, girati sul lato, ok, mantieniti in questa posizione, prendi la caviglia e apri bene l'anca e poi tira il tallone al gluteo, devi sentire ovviamente l'allungamento del quadricipite. Cambia lato, scusate se vi do le spalle, stessa cosa, ginocchia al petto, poi prendo la caviglia destra, apro bene il ginocchio e poi tiro il tallone al gluteo. Ok, da qui esci in posizione laterale, piano piano vai in ginocchio, porta il carico sui piedi e ritorna su con calma, prendi un bel respiro e giù e stop. Anche questa settimana fitness è finita. Quindi vi auguro un buon weekend rilassante e divertente e noi ci rivediamo lunedì. Un abbraccio virtuale a tutti e grazie mille come sempre. Ciao!